Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa settimana approfondiamo un tema che esula, diciamo, dall'attualità stretta, ma che è ormai parte integrante della nostra vita sempre di più, da un anno e un mese più o meno a questa parte. Parliamo, il titolo della trasmissione è Una vita da connessi, dell'impatto forzato che hanno in qualche modo avuto nelle nostre vite le tecnologie di comunicazione online per effetto della pandemia, naturalmente, dallo smart working alla didattica a distanza, agli effetti socio-psicologici sulla vita delle persone, alle tematiche legate alla privacy, ai rischi di frode, fino al ruolo nostro, quello dei media, dei social, dell'informazione. La nostra vita è sempre più da connessi a partire dai momenti del lockdown. La nostra società si è riorganizzata per poter far incontrare le persone non nella reciproca presenza, ma in dimensioni virtuali. È cambiato tutto anche nella nostra testa per effetto, nei nostri comportamenti per effetto di ciò che è successo e ciò che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in gran parte delle nostre attività. Di questo parliamo con due ospiti studio. Io saluto e ringrazio, è la sua prima uscita televisiva, il presidente del Corecom Abruzzo, da poco in carica, Riccardo Chiavaroli. Buonasera. Buonasera ai nostri telespettatori. Noi diamo la buonasera ai nostri telespettatori, anche se poi diamo il buongiorno alle persone che si collegheranno, perché registriamo nella mattinata questa trasmissione. Facciamo naturalmente al nostro presidente, che è il presidente di tutti noi, anche delle emittenti abruzzesi, gli auguri di buon lavoro. E c'è un compagno di viaggio in questi orizzonti tecnologici, che spesso è ospite della mia trasmissione, che io ringrazio per aver accolto anche stavolta il mio invito, che è Andrea Monti. Buonasera. Docente di diritto dell'ordine e sicurezza pubblica dell'Università d'Annunzio. Entrambi darò il tu giornalistico, perché sono anche colleghi, miei colleghi, e quindi insomma, ci permetterete questo tipo di interlocutore. Ma salutiamo e ringraziamo anche gli illustri ospiti che abbiamo collegati sulla piattaforma Zoom, da sinistra a destra, e intanto per cavalleria saluto la professoressa Felicia Cupelli, responsabile Covid della Scuola Media Tinozzi di Pescara. Buongiorno. Buongiorno. Al suo fianco Francesco Vissani, coordinatore del PhD di fisica nel GSSI dell'Aquila. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo anche un rappresentante del mondo sindacale della scuola, Paolo Rossi, della segreteria Will Scuola di Pescara. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. E a completare, last but not the least, il professor Fabrizio Fornari, direttore del Dipartimento Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università d'Annunzio. Buongiorno professore. Allora, con tutti voi nei rispettivi ruoli e nelle rispettive esperienze quotidiane cercheremo di capire, soprattutto di capire, e poi anche di insomma, indirizzare anche i nostri orientamenti successivi rispetto al rapporto che abbiamo non sempre positivo con le nuove tecnologie. La premessa la faccio proprio con Andrea Monti, perché con lui ormai da un anno affrontiamo un tema su cui a questo punto possiamo anche in qualche modo dare anche la parola fine rispetto ai diritti e ai doveri compressi nell'anno della pandemia. C'entra anche il digitale in questo, Andrea, perché insomma quest'anno ha detto molto. Noi proprio in questa trasmissione abbiamo lanciato molti interrogativi nel corso delle varie puntate, adesso molti di essi hanno avuto risposta anche da parte delle sentenze che sono intanto intervenute, anche da parte di cambiamenti di tiro, non tantissimi a dire della verità, da parte del legislatore. Un anno di pandemia e i diritti dei cittadini, a che punto siamo dopo 13 mesi? Beh, allora, partiamo dalla fine. Cominciano ad esserci provvedimenti dei giudici penali che hanno messo in dubbio la validità dei famosi o famigerati DPCM come fonti normative in grado di incidere su diritti costituzionali. Altri provvedimenti dei giudici amministrativi hanno messo in discussione l'utilizzo appunto dello strumento del DPCM in una modalità analoga a quella che potremmo individuare nei cosiddetti executive order del Presidente degli Stati Uniti, cioè una sorta di potere diretto, potere normativo diretto del capo dell'esecutivo,
con tutte le ovvie differenze, chiaro, fra i due ordinamenti, che consente appunto di adottare provvedimenti con efficacia immediata. È emerso che le ordinanze regionali non hanno tutta questa latitudine nell'ambito delle potestà dei presidenti di regione, ed è emersa in tutta la sua contraddizione la fragilità del modo in cui è stato gestito il decentramento e quindi l'abolizione del titolo quinto della Costituzione. Tutte cose che avevamo detto in tempi non sospetti. Assolutamente. Il problema concreto qual è però? Che si è verificato una sorta di condizione teorizzata anche da illustri studiosi in tempi non sospetti, in particolare Frankel nel suo lavoro di diversi decenni fa sullo Stato duale, per cui sì, c'è una cornice normativa che più o meno funziona, e poi ci sono gli interessi dello Stato che possono essere perseguiti anche al di fuori e al di là delle norme. Un altro studioso che si è occupato di questi temi è stato Schmitt, ai tempi appunto della Germania nazista o poco dopo. È chiaro che non abbiamo avuto, non siamo manco andati vicini a una deriva di quel tipo. Però quello che è emerso in modo abbastanza chiaro è che il nostro sistema giuridico ha avuto un terremoto alle sue fondamenta, perché nel momento in cui sono state fatte delle scelte che poi a distanza di tempo i giudici hanno cominciato a mettere in discussione, non ha cambiato un altro fatto. E cioè che nel frattempo siamo stati sottoposti a delle norme quantomeno di discutibile certo. origine, mettiamola così, e il sistema non può funzionare così. Perché dal punto di vista della rete, ecco, ciò che cosa ha comportato? In realtà niente, nel senso che si è creato uno scollamento talmente netto fra la realtà quotidiana di ciascuno di noi e la necessità di andare avanti ad ogni costo, e delle norme che si sentivano sempre più distanti dalle necessità concrete, che alla fine le persone hanno semplicemente fatto quello che fa qualsiasi essere vivente in una condizione di difficoltà, cerca di sopravvivere, e quindi la rete è diventata lo strumento principe per gestire interazioni. Questo ha aperto altri temi, però non vorrei bruciare tutti gli argomenti. Sui quali entro subito invece col presidente del Corecom, Riccardo Chiavaroli, perché insomma la rete ha mostrato tutte le sue potenzialità, ma anche tutte le sue insidie in questo anno. Insomma, la lotta che anche voi fate in prima linea contro le fake news, per avere una certificazione della qualità dell'informazione che arriva all'utente, che è l'oggetto della vostra salvaguardia. Che cosa vi ha portato a vedere in questo periodo e soprattutto come si può intervenire, per voi che siete anche una struttura che rappresenta un'articolazione degli organismi pubblici dello Stato? Sì, esatto. Una brevissima premessa: il Corecom, che è il Comitato Regionale per le Comunicazioni, è un'autorità regionale di garanzia che opera su mandato dell'Agicom nazionale nell'ambito del Consiglio regionale d'Abruzzo. In quest'ambito, appunto, per i poteri legislativi che ci sono stati conferiti in questo modo, ci occupiamo in generale del mondo della comunicazione, dell'informazione radio-televisiva e naturalmente del web. Tra queste attività c'è il sostegno ai cittadini nei contenziosi, ad esempio con le compagnie telefoniche, ma anche il monitoraggio e l'andamento della comunicazione sulla rete, per venire al tema specifico di questa serata. Bene, anche qui che cosa voglio dire in premessa? Che innanzitutto questo periodo ha cambiato la vita anche dal punto di vista tecnologico per ciascuno di noi, nell'ambito lavorativo, nell'ambito personale. Dobbiamo partire da una considerazione, a mio giudizio, e poi magari sentiremo anche gli altri ospiti se sono d'accordo su questa impostazione. Gli strumenti, soprattutto la rete in questo periodo, internet per intenderci, per chi ci ascolta da casa, è uno strumento, in quanto tale presenta dei limiti e dei pregi.
noi dobbiamo capire come trasformare questi pregi in vantaggio, perché comunque qualcosa è cambiato e non si torna indietro, e conoscere sempre più i limiti per scansare quanto più possibile, soprattutto a vantaggio dei più giovani, le insidie cosiddette della rete. In quest'ambito il Corecom ha notato due grossi filoni. Il primo è quello dell'aumento dei contenziosi, in molti casi con le compagnie telefoniche. C'è stata una necessità cresciuta improvvisamente e di molto della necessità fisica di avere linee telefoniche, di avere i cosiddetti giga per la navigazione e così via. Dall'altro un incremento purtroppo delle cosiddette fake news, cioè delle notizie false. Su questo noi stiamo lavorando, siamo intervenuti al pari di altri, proprio per da un lato tutelare i cittadini e le imprese e dall'altro per cercare di istruire, educare, se mi passate il termine, le persone al migliore utilizzo, per individuare autonomamente le notizie false, per capire qual è l'autorevolezza di una fonte, qual è la fondatezza di una notizia, con strumenti che sono alla portata di tutti e che credo poi esamineremo durante la puntata. Lo ha detto il Presidente Mattarella proprio alcuni giorni fa, le nuove tecnologie anche in questo caso sono una risorsa, si tratta di capirne i limiti, come dicevamo, e soprattutto di sviluppare con un minimo di creatività quelle che sono le opportunità. Esiste adesso il cosiddetto smart working, cioè il lavoro intelligente e a distanza. Diventerà un'abitudine sempre maggiore in futuro, si tratta di capire come la utilizzeremo al meglio. Faccio un esempio concreto e poi mi fermo su questo punto. Pensavo proprio in questi giorni alla adozione di questi strumenti, ad esempio nelle pratiche che riguardano la giustizia, l'incremento dei processi telematici, la possibilità di non recarsi fisicamente per esempio in un'aula di giustizia, che è fondamentale per alcuni versi, ma l'aver dovuto incrementare improvvisamente, spero in senso positivo, l'adozione di strumenti elettronici per esempio per l'invio di dati, di pratiche che a volte venivano fotocopiate, rifotocopiate e chiuse in faldoni. Questi strumenti tecnologici in questo caso possono essere un vantaggio per gli operatori della giustizia, ad esempio, ma per il cittadino stesso che è coinvolto. L'impatto principale è ovviamente più devastante in qualche modo, in un senso positivo o negativo vedremo, è stato quello sul mondo della scuola, perché da un giorno all'altro, chiuse le scuole improvvisamente, ci si è trovati di fronte ad una domanda. Siamo pronti per la digitalizzazione didattica? Perché questo era un tema di cui si parlava prima della pandemia, anche come insomma, un adempimento che le scuole avrebbero dovuto comunque fronteggiare, attivando strumenti per la didattica a distanza, per l'e-learning e per così via. Poi però è diventata un'emergenza. È finita questa emergenza? Io lo chiedo prima alla professoressa Cupelli, responsabile della Covid della Scuola Media Tinozzi di Pescara, cioè a un anno da quell'impatto, insomma, adesso si può dire che ci sia un risultato positivo, non nel termine virale, di questa rivoluzione che avete affrontato insieme ai vostri studenti, professoressa? Allora, io vorrei partire da una premessa. L'anno scorso, quando è scoppiata l'emergenza, quindi abbiamo dovuto affrontare l'emergenza, la nostra scuola era già pronta, perché la nostra scuola è altamente digitalizzata, quindi già da prima della pandemia noi utilizzavamo una piattaforma per le varie attività didattiche e in alcuni casi, in alcune classi, anche abbiamo utilizzato la didattica integrata digitalizzata. Quindi nel momento in cui è scoppiata la pandemia, noi nel giro di una settimana eravamo già attivi, docenti e alunni davanti allo schermo. E quindi per noi non ci sono stati problemi rilevanti. Ovviamente cosa abbiamo dovuto affrontare? Abbiamo dovuto riorganizzare l'orario scolastico tenendo conto di due esigenze fondamentali. Una era la salute dei ragazzi. Se lei pensa che noi facciamo 6 ore, era
impossibile pensare che un ragazzo stesse 6 ore davanti a uno schermo. Quindi riadattare l'orario alle esigenze della salute per il ragazzo e anche cercare di non sottrarre ore di insegnamento. E per questo obiettivamente siamo riusciti abbastanza bene. Quindi l'anno scorso le difficoltà sono state, insomma, abbastanza da un punto di vista più che altro organizzativo, tipo la progettazione didattica, quindi riorganizzare tutti i criteri di valutazione, criteri di verifica, l'esame di terza media. Ma professoressa, mi scusi, ma i ragazzi, la scuola era pronta, la vostra organizzazione era pronta, ma i ragazzi e le famiglie erano pronti a loro allora, volta? Allora, i ragazzi, per quanto riguarda l'utilizzo della didattica digitale, erano pronti. Laddove noi abbiamo avuto dei problemi, come penso in tutte le scuole, c'erano ragazzi che non possedevano a casa i computer, perché ovviamente non in tutte le famiglie può essere presente un computer, e per questo abbiamo utilizzato tutti i computer della scuola e ci siamo coordinati, e questa è stata una bellissima cosa nella nostra scuola, cioè tutti i colleghi coordinati, e abbiamo portato a domicilio a ogni ragazzo il computer. Se posso aggiungere una cosa, a Pescara c'è un progetto finanziato anche dal comune, si chiama Refurbishing Ninja, che ha esattamente questo obiettivo, cioè raccogliere computer usati, rimetterli in funzione e regalarli gratuitamente a ragazzi chi ne ha bisogno, che hanno, con corsi. Sì, perché poi sono famiglie con più ragazzi che devono farla in contemporanea. Questo progetto stenta a partire, non si capisce bene perché. Professoressa, allora un'ultima considerazione da parte sua, poi volevo sentire anche il sindacato dei lavoratori della scuola. Certo. Allora, io la considerazione, allora quest'anno è stato più semplice da un punto di vista di didattica a distanza, perché eravamo già pronti, però non meno faticoso. Noi ci siamo trovati ad affrontare già già dicembre, una situazione in zona rossa in cui le prime medie erano in presenza, seconde e terze in didattica a distanza, quindi gli insegnanti hanno affrontato la situazione di dover fare lezione, uscivi dalla prima media, andavi nella seconda, facevi lezione a didattica a distanza. Cosa dire? Io penso che durante il lockdown dell'anno scorso la DAD ha aiutato tanti ragazzi, perché io mi ricordo che la mattina non vedevano l'ora di fare lezione, quindi c'era proprio il bisogno di socializzare. Noi siamo entrati nelle famiglie, siamo entrati in situazioni in cui avevamo ragazzi positivi che erano chiusi in camera e quindi genitori isolati. E il nostro intervento come insegnante è stato molto molto importante. Bene, con la DAD. Grazie. Io la ringrazio, professoressa. Adesso però volevo sentire anche il rovescio della medaglia, perché Paolo Rossi, appunto della segreteria provinciale della UIL di Pescara, mi ha preannunciato un intervento, insomma, non tanto tenero nei confronti della didattica a distanza, giusto? Sì, buongiorno. Innanzitutto volevo salutare di nuovo. Niente, io condivido parzialmente ciò che ha detto la collega, non perché voglio fare le parti del sindacato, ma qui si è andato oltre. Qui dobbiamo ringraziare gli insegnanti, tutti in Italia, perché a fronte di un buco, tra virgolette, normativo, perché contrattualmente queste cose non sono disciplinate se non parzialmente, con atti buttati lì così, diciamo che gli insegnanti si sono adoperati per raggiungere lo scopo, cioè quello di poter entrare, dare la didattica e, come giustamente diceva la collega prima, per cercare di dare un supporto quanto più immediato ai nostri ragazzi. Ciò non toglie che questo è uno stato di emergenza, cioè la vera scuola non può essere qui, ma tanto l'hanno ribadito in tanti, e il sindacato, soprattutto la cui scuola, lo ha ribadito
non firmando nemmeno il contratto integrativo nazionale che ha stabilito, che ha disciplinato questo modo di fare scuola. Anche perché l'abitazione può essere considerata un luogo di lavoro? La sicurezza come è configurata? Un'unità di lezione in presenza equivale a una online? Cioè, sono tante le situazioni che hanno messo in risalto le politiche contrattuali dei nostri docenti. Io voglio ancora sottolineare appunto che dobbiamo ringraziare il corpo docente, perché quando si dice sospensione dell'attività didattica, questo non è mai avvenuto. I docenti fanno ore a fronte di cosa? Adesso sembra anacronistico parlarlo in questo momento, a fronte di stipendi tra virgolette miseri. Per cui adesso il discorso è molto semplice: le ore nostre di lavoro sono quantuplicate, cioè in base c'è stato un aumento di ore a fronte di nessuna contropartita economica. Quindi già da questo aspetto lascia un po'. Quindi non è vero che andrebbe recuperato qualcosa di quest'anno scolastico prolungandolo fino addirittura oltre il mese di giugno? Ma stiamo scherzando, cioè queste sono cose che vengono dette da persone che non conoscono il mondo della scuola. Vengono dette da persone, guardi, io sto parlando da una scuola, mi vedi, io porto la mascherina, io sono un insegnante che lavora in una scuola tecnica e poi magari toccheremo anche questo aspetto. Quando si fanno certe situazioni in cui viene detto, andando un po' a leggere il dettato di questi dispositivi, che disposizioni ministeriali in cui è possibile fare lezione a scuola anche in zona rossa con i ragazzi con handicap, cioè in pratica tutto viene detto ma poi si sconda con la realtà. Portiamo i ragazzi qua a scuola, per esempio quelli con handicap, e li lasciamo da soli perché gli altri ragazzi hanno paura di venire a scuola, le famiglie, per cui c'è un qualche cosa che non ha funzionato. Allora, non ha funzionato assolutamente, assolutamente. Queste sono alcune delle vostre denunce e giuste rivendicazioni, e con voi docenti appunto sul campo delle scuole, sia con lei che con la professoressa Felicia Cupelli, poi torneremo a parlare anche appunto delle disposizioni Covid all'interno delle scuole. Però io vorrei completare questo tema con gli altri due interventi che saranno quelli del professor Vissani e del professor Fornari, proprio sulla didattica e sulla formazione, perché ci spiegheranno molte altre cose dopo la nostra prima interruzione. Linea alla regia, ci vediamo tra pochissimo. Siamo tornati in studio, Una vita da connessi, il tema della nostra trasmissione. Stiamo approfondendo il principale campo in cui le cose sono cambiate nell'ultimo anno a causa della pandemia, dal punto di vista del rapporto con l'utilizzo delle tecnologie di rete, vale a dire la scuola e la formazione. Allarghiamo questo discorso ascoltando, prima delle conclusioni che affiderò su questo tema al professor Fornari, parlando di una case history in qualche modo con il professor Francesco Vissani, che è docente di fisica al GSSI, ma soprattutto tra i coordinatori, anzi posso dire uno dei padri del premio Asimov, che proprio nell'anno della pandemia ha vissuto di una attività di rete, perché sulla rete avete viaggiato, che ha coinvolto centinaia di studenti e decine di scuole in tutta Italia. Ecco, ci vuole parlare di questa esperienza che paradossalmente dalla distanza della pandemia è uscita ancora più rafforzata quest'anno, professore. Buonasera. Grazie per l'invito. Sì, ne parlo molto volentieri. Sì, io sono in verità il fondatore di questo premio. Il premio è partito proprio dal GSSI di L'Aquila, dove ho fatto il ruolo di coordinatore, che ho concluso dopo, diciamo, aver impostato un po' il dottorato. Ed è vero, come ha ricordato lei, che il primo anno, che ormai sono 6 anni fa, siamo partiti con circa 200 studenti qui in Abruzzo, e nei 5 anni scorsi abbiamo sommato già 10.000 ragazzi e ragazze che hanno letto libri di divulgazione scientifica, che hanno fatto da giurati, hanno scelto i migliori libri. Però, diciamo, questo anno, quello in corso, abbiamo sommato altrettante persone come nei precedenti 5 anni, quindi non sono centinaia, ma sono centinaia di centinaia.
ecco, diciamo, io ho parlato di centinaia di scuole e di migliaia di studenti. Sì, sono 200 scuole infatti in tutta Italia che si sono unite a questo progetto che è partito qui dall'Abruzzo, e quindi diciamo è un motivo di discreto orgoglio per tutti noi. Siamo una commissione scientifica di 800 persone che vanno dal Piemonte alla Sicilia, dalla Sardegna alle Marche, insomma, ed è una bellissima esperienza. Anzi, veramente quest'anno si è unito anche il Brasile, cioè perché gli amici dell'Università di Campinas hanno fatto partire un progetto simile al nostro, ispirato dal nostro. Quindi questo. Questi numeri già dicono molto, secondo me, il fatto che questo progetto sia vitale. Non è che abbiamo fondi enormi e i fondi vengono solo dall'Istituto di Fisica Nucleare, che tutti conosciamo per il laboratorio del Gran Sasso, quindi motivo d'orgoglio qui per l'Abruzzo. Ed è la dimensione di questo progetto, ormai va insomma ben oltre. Quindi penso che queste tecnologie di cui insomma Chiavaroli ci ha detto giustamente sono strumenti, non sono nient'altro che questo, ci hanno aiutato e ci hanno permesso di crescere ulteriormente. Ma vorrei anche ricordare, scusate l'inciso, che il professor Monti, l'autore di Spaghetti Hacker, è un non solo un affermato docente di diritto, ma anche un esperto di queste tecnologie. Quindi molti di noi, in verità, che viviamo qui in Abruzzo, eravamo per l'appunto pronti, come la professoressa Copelli ha detto. Cioè, ora chiaramente non voglio dire che questa situazione sia benvenuta, assolutamente no, faremo di tutto per superarla, grazie ai vaccini la supereremo, però mi sembra che in fondo queste tecnologie... Ma del resto la comunità della scienza, la comunità della alta formazione era abituata a condividere, forse prima di tutte le altre sfere della società, a condividere risultati, a lavorare in team già sulle piattaforme online, professore, quindi insomma si è avuta meno difficoltà. E poi insomma i ragazzi hanno trovato, è questo che mi interessa chiederle in particolare, hanno trovato in questa condivisione della divulgazione scientifica anche un loro naturale linguaggio, naturale esplicazione delle loro capacità comunicative, mi pare, no? Sì, assolutamente sì. Vorrei dire una piccola cosa su questo, un piccolo inciso. I ragazzi sono più avanti di noi in tante cose, no? E questo ce lo scordiamo con tanta facilità. Io penso che dovremmo fare il possibile e l'impossibile per fare leva su di loro. Cioè, tante volte parliamo di giovani, ma poi ci crediamo veramente? Oppure vi dico una cosa di questo premio, che è un premio di divulgazione scientifica che abbiamo intitolato ad Asimov per pura scaramanzia, perché Piero Angela è vivo e questo è l'unico motivo per cui non l'abbiamo intitolato a lui. Ecco, questa cosa è che noi cerchiamo di parlare di scienza. Il professor Rossi, per esempio, se ricordo bene, è professore di al Volta, no? di elettronica e di elettrotecnica, però in Italia nei licei non si parla, mettiamo, delle onde radio, quando Marconi era italiano. Ecco, questo, diciamo, la gente se per esempio parla di onde radio magari pensa a Tesla. È incredibile questo, secondo me è incredibile, non tanto per nazionalismo quanto perché diciamo le forze, le capacità, la storia è dalla parte nostra, quindi dovremmo essere pronti a recepire il futuro, e chi se non i giovani dovrebbero fare questo? Questa è un po' la domanda che mi può... Esatto, questa domanda adesso la giriamo al professor Fornari, di cui sono curiosissimo di ascoltare le impressioni su questo primo giro di interventi. Spero di riuscirne a farne anche un secondo, se riusciamo a essere contenuti, ma mi sembra molto interessante, perché giustamente diceva il professor Vissani, i ragazzi sono già abituati a queste tecnologie, siamo noi che siamo un po' non capaci come loro di dialogare attraverso questi media. Però, e io questo lo chiedo al sociologo Fornani, chiedendogli proprio di fare un focus sull'impatto sui giovani della pandemia, però io resto dell'impressione che a una generazione tutto ciò che sta accadendo sta sottraendo qualcosa. Professor Fornari, i giovani, l'impatto con quest'anno maledetto, cosa sta togliendo alla loro vita, alla loro socialità? No, dunque, buonasera a tutti. Sono
d'accordo con moltissime delle cose che sono state dette dai colleghi, dalla professoressa, dal presidente del Corecom, da tutti quanti hanno parlato prima di me. L'impatto sui giovani, ecco, diciamo che noi sociologi siamo abituati a considerare i singoli fenomeni sempre nell'ambito di un legame di interdipendenza con altri fenomeni. Se per esempio vogliamo individuare quali siano le caratteristiche dei giovani di oggi dopo un anno di convivenza con il Covid, dobbiamo anche allargare la prospettiva e la visuale di analisi, tenendo conto di quanti altri fattori hanno inciso sulla loro vita. Cioè l'aspetto della didattica online è, per così dire, una delle cause che stanno incidendo in modo significativo sul modo attraverso i quali oggi i giovani vedono la realtà. Quindi è sicuramente un aspetto importante, un aspetto decisivo, soprattutto se si considera che oltre alle ore di formazione a distanza, di didattica a distanza, i giovani poi continuano durante tutta la giornata a restare connessi. Quindi non parliamo più di un impegno dello stare in rete che si configura nei limiti di una didattica a distanza e di qualche altro momento di svago. Qui noi siamo in presenza di una trasformazione nel modo di vivere dei giovani che li vede costantemente impiegati nell'essere in connessione. Peraltro, dicevo, elementi esterni contribuiscono ad incidere sull'esigenza di restare in connessione. C'è, se volessimo indicare tra le principali cause di questo cambiamento dovuto al Covid, se dovessimo indicare un elemento portante nelle trasformazioni vissute dai giovani, dovremmo per esempio riferirci ai problemi della famiglia, a problemi strutturali che le famiglie incontrano e che erano già presenti prima dell'avvento del Covid, a problemi di natura economica che le famiglie devono affrontare e che erano già presenti prima del Covid, a problemi legati diciamo a un impoverimento collettivo dei legami sociali che si era già verificato prima dell'avvento del Covid. Se lei oggi mi chiedesse quali sono le conseguenze sociali della pandemia, io le dovrei dire, se non volessimo, ecco, cioè finire con l'elaborare concetti che abbiamo già sentito molte volte, li dovrei dire: non abbiamo ancora la necessaria distanza storica richiesta perché si possa scientificamente dire quali siano le conseguenze che oggi il Covid ha prodotto sul sociale o sul mondo giovanile. Tuttavia non possiamo non dire che il Covid ha esasperato situazioni che erano già presenti. L'indebolimento dei legami sociali era già presente prima del Covid, un senso di instabilità diffusa, di incertezza, beh, almeno in Italia lo stavamo vivendo dalla crisi del 2008, dalla crisi che il mondo americano ci trasferì dei subprime. Assistevamo già da tempo a uno svilimento dei momenti qualitativi del mondo culturale a vantaggio di momenti meramente quantitativi. E questo ha comportato che dopo un anno di Covid gli individui siano sempre più soli. Voi considerate che una recentissima stima fatta dall'Università Statale di Milano dice che nelle grandi città, a un anno di distanza dall'avvento del Covid, il 50% delle famiglie sono unipersonali, cioè il 50% delle famiglie nelle grandi città sono unipersonali. Quindi questo impoverimento dei legami sociali si è tradotto in uno stato di isolamento, cioè noi siamo sempre più soli, in Italia siamo sempre più soli. Considerate che il 30% della popolazione, sempre l'esito di una ricerca condotta dall'Università Statale di Milano, ha evidenziato
che appunto il 30% della popolazione italiana, il 30%, siamo 59 milioni e 400 mila abitanti circa, il 30% supera i 60 anni. Sappiamo sempre da queste ricerche che il fenomeno del giovane NEET, cioè del giovane disoccupato, inoccupato, che non segue corsi di sviluppo professionale, che non segue corsi di formazione professionale, che non ha nessuna intenzione di mettersi nel mondo del lavoro né di svolgere funzioni di utilità sociale, è cresciuto in quest'ultimo anno, passando dai 2 milioni del 2018 ai 3 milioni del 2021. Quindi impoverimento dei legami, solitudine incipiente, con la paradossale situazione che oggi un pensionato ha un tipo di stabilità economica che è maggiore rispetto a quello che hanno i giovani che sono usciti dalla crisi del 2008. Quindi tutto questo ci fa pensare che il Covid ha esasperato delle tendenze, ha prodotto questi risultati. Pensate che i tre quarti della popolazione bisognosa di aiuti, parliamo di minori, di disabili, di anziani, è non adeguatamente coperto da sistemi di welfare, e l'emergenza, diciamo, legata al Covid ha portato a diminuire tutti gli interventi che erano finalizzati, diciamo, dentro questo ambito. Certo. Quindi crisi della famiglia, impoverimento dei legami sociali, instabilità, incertezza diffusa, abbandono scolastico, perché forse la preside mi potrà confortare in questo dato, la didattica a distanza ha comportato anche l'aumento di abbandono della scuola. Più fragili non ce la fanno a seguire. Certo, e questo è un tema di grande importanza. Sono tutti questi elementi che vanno, certo, messi insieme, dottore, perché si possa, ecco, avere, certo, un quadro più analitico. E lei ce lo ha dato in maniera compiuta, anche con l'abbiamo ascoltato con grandissima attenzione, professore, poi la sentiremo anche su un altro tema. Adesso vediamo un po' di accelerare su un argomento su cui chiamo subito in causa Andrea Monti, naturalmente, perché è il suo pane quotidiano, ma tutte queste piattaforme su cui ormai viviamo, trascorriamo parte della nostra giornata lavorativa e anche non, sono sicure? Allora, la domanda è semplice, la risposta è evidentemente complessa, ma breve. Cercherò assolutamente di tenerla in tempi brevi. Il tema della sicurezza è sicuramente rilevante, però ce n'è uno che è precedente, preliminare e ancora più importante, cioè di chi sono queste piattaforme. Perché per poter avere una piattaforma sicura bisogna collaudarla, per collaudarla bisogna sapere come è fatta, perché altrimenti la tratto come una scatola nera e quindi ho una percezione molto limitata di quello che accade. L'esempio di oggi, l'FBI negli Stati Uniti, sulla base di un provvedimento di un tribunale texano, ha autonomamente rimosso da un certo numero di computer infettati da un virus, appunto il virus in questione. La piattaforma era una piattaforma Microsoft, ma adesso è toccato a Microsoft, ma questo tipo di problemi riguardano ovviamente praticamente tutti i software che utilizziamo. Ma quello che è successo è che nella sostanza è che per l'ennesima volta c'è stata una vulnerabilità di cui nessuno sapeva nulla, sfruttata da malviventi, che poi addirittura l'FBI utilizza al contrario, cioè i malviventi l'hanno utilizzata per prendere il controllo di quei computer, l'FBI utilizza la stessa identica tecnica per eliminare quelle minacce. Che cosa voglio dire? Nel 1999 la presidenza D'Alema organizzò il forum per la società dell'informazione all'Università di Tor Vergata, se non ricordo male. In quel forum presentai una relazione intitolata "È compito delle istituzioni liberarci dalla schiavitù elettronica", dove si segnalava, e arrivo al punto della sicurezza, la necessità che le piattaforme, i software utilizzati nell'ambito della pubblica amministrazione fossero sotto il controllo totale ed esclusivo dello Stato italiano o al limite dell'Unione Europea, visto che siamo in questa
famiglia allargata, chiamiamola così. Questo tema della sovranità tecnologica e della sovranità sui dati è arrivata nell'agenda pubblica soltanto da pochi anni, da un paio d'anni si leggono dichiarazioni pubbliche di esponenti politici e governativi anche a livello europeo riguardo alla necessità di mantenere i dati all'interno dei confini dell'Unione e via discorrendo. Però la realtà è che se non si utilizzano, se non si fa in modo che queste piattaforme siano totalmente controllate e controllabili pubblicamente, diventa, come dire, volendo usare appunto un'espressione anglosassone, è wishful thinking pensare di poter avere sicurezza su questo. E quali sono gli effetti e i rischi? Gli effetti attuali e i rischi potenziali? Gli effetti attuali sono nella sostanza una sostanziale assenza di controllo su quello che stiamo utilizzando. I rischi sono che, ad esempio, l'obsolescenza programmata, cioè decidere quando un software smetterà di funzionare perché bisogna per forza usare la versione successiva, cosa che affligge anche i computer, gli effetti dell'obsolescenza programmata sono decisi dalle strategie industriali e di comunicazione delle grandi multinazionali e non dalla gestione del bilancio dello Stato e delle spese dei singoli. Quindi già questo è un primo problema estremamente concreto, che affligge la didattica, che affligge la giustizia, che affligge la pubblica amministrazione. Io resto al problema che, per esempio, in alcune scuole, di questo magari parleranno anche i docenti, per esempio alcune lezioni che riguardano, in cui appare la figura online del docente, viene poi frizzata, riutilizzata, fatta viaggiare sulle chat anche con, da parte di malintenzionati, anche con effetti diffamatori, con altri problemi. Avete, chiedo Andrea da avvocato, avuto già a che fare con queste problematiche legate alla DAD? Non direttamente, potrei dire da genitore sì, da professionista no, mettiamola così. Però queste storie si sentono in giro. Le storie ci sono. Sentiremo anche nelle scuole. Il problema serio, e anche qui andiamo su un aspetto che poi incide sulla possibilità effettiva di avere tutela, come anche stava evidenziando il presidente Chiavaroli, è che l'aumento della quantità di comportamenti illeciti dall'attivazione di un servizio non richiesto al riutilizzo abusivo dell'immagine di un docente o di uno studente sta diventando talmente numeroso in termini quantitativi che non abbiamo abbastanza polizia per indagare e non abbiamo abbastanza magistrati per giudicare. È questo, anche a questo siamo impreparati. Ora ci fermiamo però per un'altra pausa, perché poi con Chiavaroli vorrei parlare anche della televisione, che è il mezzo dal quale stiamo comunicando con voi. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio, vogliamo parlare anche del ruolo dei media new media, ma anche dei media, tra virgolette, tradizionali, perché nel momento in cui ci siamo ritrovati tutti in casa, per esempio, noi delle televisioni abbiamo dovuto in qualche modo svolgere anche un ruolo, tra virgolette, sociale, che è quello di offrire sulle nostre piattaforme televisive tradizionali, che sono quelle facilmente fruibili, che non hanno bisogno di particolari tecnologie per averne accesso, per esempio offrire degli spaccati della società che venivano a mancare nella presenza delle persone. Penso al mondo degli spettacoli, abbiamo trasmesso spettacoli teatrali, opere cinematografiche, eventi religiosi, tutto ciò che insomma non era più possibile vivere in prima persona con il lockdown. Da questo punto di vista la televisione, che peraltro ha visto crescere i propri ascolti in questo anno, in generale, parlo anche del nostro gruppo, in particolare del nostro gruppo, ha svolto una quella che io chiamo una sorta di sussidiarietà rispetto alla protezione civile anche nella comunicazione, soprattutto alle fasce meno attrezzate nella tecnologia delle comunicazioni in stato di emergenza. Adesso siamo fuori, per fortuna, da questa fase, però ecco, ripeto, è stata un po' una rivincita, caro Presidente nostro, del nostro mondo, quello delle televisioni, il lockdown. Da questo punto di vista assolutamente. E anche dei giornali, dei quotidiani. Sì, sì, ma in generale del mondo della un rilancio in qualche telecomunicazione, radio, televisioni, web in altra maniera. Ma sono assolutamente d'accordo. Voglio intanto dire che fra le tante categorie io credo che sia meritato il plauso per il corpo docente in generale della scuola, perché ho insomma avuto modo di verificare che c'era una preparazione di base e che la situazione è stata affrontata bene. Su quello che dicevi tu, direttore, la questione è proprio così. Intanto
dovremmo avere bene a mente questo. Quando parliamo adesso di connessione, il tema di questa serata è sempre connessi in qualche modo, non parliamo più della connessione che riguarda i cosiddetti nativi digitali, cioè le persone che sono nate nel periodo in cui è esplosa la rete internet. La connessione ormai riguarda tutti, non più soltanto i nativi digitali. Vi faccio un esempio concreto. Ormai mia mamma difficilmente mi telefona o passa di persona, mi manda messaggi su WhatsApp per dialogare. E questo, insomma, mia mamma non è più una ragazzina, quindi insomma questo è indicativo di questo aspetto. Dall'altro faccio soltanto una brevissima citazione, lo hanno richiamato tutti gli interventi. Questa situazione della connessione continua apre due aspetti fondamentali: quello dell'adeguamento dei diritti concreti anche delle persone, come ci si difende e come si tutela erano i diritti con la connessione totale, e anche gli aspetti, se mi passate il termine, sanitario e psicologico. Siamo bombardati di informazioni, dobbiamo stare attenti, siamo sempre connessi, dobbiamo saper gestire gli strumenti. E vengo alla domanda e concludo. L'importanza dell'informazione cosiddetta locale, che non è un diminutivo, anzi è un accrescimento dal mio punto di vista, è fondamentale intanto per l'immediatezza delle notizie, perché comunque il riscontro dell'informazione che avviene per esempio in Abruzzo ci consente di verificare seduta stante se c'è un'emergenza a cui rispondere, se c'è un'informazione da acquisire e se si può anche verificare francamente, il che è a vantaggio di tutti. Dall'altro è contemporaneamente anche un accertamento di autorevolezza della fonte, perché avere la stampa, la televisione, il web, le radio abruzzesi ci permette di poter dire sì, quella notizia è vera, è fondata, perché l'ha detta la televisione X, la radio Y o il sito Z che io conosco, che seguo e che fino adesso non ha mai dato notizie false, fasulle o fuorvianti. Quindi è importante che questo sistema non solo esista, ma che venga rafforzato insieme a tutte le nuove strutture della rete, perché appunto c'è una fascia di popolazione che per necessità economica, sociali o per abitudine, si rivolge direttamente soltanto alla televisione piuttosto che alla radio, piuttosto che naturalmente al giornale cartaceo, che è sempre benvenuto, perché pure nell'era digitale credo che sfogliare delle pagine di giornale di un libro non faccia male, anzi sia necessario. Questo per dire, e concludo, torniamo un po' al discorso iniziale, parliamo di strumenti, l'uno non esclude l'altro, è importante saperli utilizzare in maniera adeguata, ciascuno per i propri spazi e nessuno a detrimento dell'altro. E allora su questo noi dobbiamo insistere, lo facciamo anche come Corecom, per rafforzare l'informazione e la comunicazione in generale localmente, dando anche riscontro alle persone. Prima parlavamo di reputazione sul web, il Corecom per esempio si occupa della cosiddetta web reputation, cioè della reputazione su internet. Proprio perché se qualche frizzo, qualche cosa simpatica è tollerabile con delle immagini, bisogna però fare attenzione ai cosiddetti leoni da tastiera, cioè coloro che, illudendosi di essere nascosti dietro uno schermo, offendono, mettono in giro notizie false. E questo, insomma, credo che sia uno degli argomenti che abbiamo imparato ad affrontare in questo periodo. Che sarà oggetto, insomma, anche del suo lavoro e dei suoi colleghi e collaboratori della struttura del Corecom Abruzzo. Ora torno alla scuola, alla professoressa Cupelli, che è peraltro referente Covid della scuola. Sì, quindi ci dirà, referente Covid. Ecco, ci dirà, insomma, perché abbiamo, insomma, c'è un dibattito aperto nel mondo della scuola circa l'opportunità di questa riapertura, che in Abruzzo è stata anche un po' anticipata rispetto a quella nazionale, per fare queste ultime 7-8 settimane che rimangono dell'anno scolastico. A suo avviso è stata una scelta opportuna? Ci sono dei rischi, ne pagheremo le conseguenze dal suo osservatorio, dal suo scenario? Allora, premetto che io sono referente Covid e come formazione sono una biologa e un dottorato di ricerca in medicina interna e immunologia applicata, quindi diciamo che ho affrontato anche questo mio incarico con cognizione di causa, diciamo. Ecco, un po' di competenze. Allora, il fatto che noi docenti siamo stati vaccinati, allora ci ha fatto pensare ad alcune persone di rientrare con una tranquillità, ma non è così, perché sappiamo benissimo che la copertura anticorpale è una cosa molto individuale
e con la prima dose di AstraZeneca non si raggiunge il massimo. Allora, queste ultime settimane, ormai siamo partiti, che dobbiamo fare? Ci rimbocchiamo le maniche, andiamo avanti, però con un po' di difficoltà, quello sì. Non lo so se è stata una giusta decisione, aspetteremo gli eventi, ecco, in questo momento noi docenti un po' siamo preoccupati. Immagino. Obiettivamente. Bene, io lo chiedo anche ovviamente a Paolo Rossi, suo collega della Will Scuola di Pescara, al quale appunto giro anche la domanda, perché penso che qualcuno, insomma, anche al sindacato abbia avuto da segnalare casi di abuso del diritto d'immagine all'interno delle lezioni a distanza, come dicevamo, sì, con il professor Monti, con l'avvocato, sì, Monti. Sì, sicuramente sì. Io, dato che sono, come ricordava il collega, il professor Francesco Cristiani, io insegno al Volta, per cui una scuola altamente tecnologica, siamo un polo regionale per quanto riguarda l'informatica, diciamo che la situazione è proprio così, il malintenzionato ci sta, tutte le situazioni, tra virgolette, vengono monitorate proprio in tempo reale per ciò che può capitare su questo aspetto durante le lezioni. Devo dire fondamentalmente che gli unici attacchi che abbiamo, tra virgolette, subito possono essere magari distorsioni durante le videoconferenze, nel momento in cui siamo online, ma questo probabilmente dipende da un attacco globale alla rete. In pratica, siccome tutte le piattaforme, come ricordava, come giustamente il collega che mi ha preceduto, tutte le piattaforme si basano su sistemi non nostri, allora il tutto lo si sa, chi sta nel mondo della scuola, ma che sta soprattutto nel mondo informatico, tecnologico, sa che ci sta un attacco viscerale contro Microsoft, si sa, tutte queste piattaforme, tutto quello che viene dato è tutto da attaccare, quindi tutto quello che deve essere attaccato, per noi che stiamo appunto utilizzando queste tecnologie, ci può stare un disagio perché lo utilizza. Fondamentalmente queste problematiche non abbiamo avuto da questo punto di vista, anche perché, ripeto, ci abbiamo diverse situazioni. Io volevo sottolineare appunto la difficoltà, al di là dell'aspetto poi sindacale, le norme che non hanno, seppur in parte, disciplinato questo discorso. Fondamentalmente è vero che tante scuole si sono attrezzate con tanto sacrificio, ma la realtà delle cose è che qui, se noi parliamo della zona Pescara, bene o male le situazioni vanno dal punto di vista del raggiungimento della persona che fisicamente si trova in un altro posto piuttosto che alla scuola, ma immaginiamo di avere dei ragazzi che vivono in località disagiate, dove le connessioni sono quello che sono. Che cosa abbiamo dato a questi ragazzi? Voglio dire, è certo che c'è stata un'emergenza, però questo particolare dobbiamo sottolinearlo. Il Ministero ha fatto degli interventi, per amor di Dio, ma questo deve essere programmato. Noi scontiamo purtroppo, torniamo a noi, dei situazioni di tagli abissali. Abbiamo scoperto che non ci abbiamo gli infermieri, che non ci abbiamo, e abbiamo scoperto che noi come scuole, dopo i tagli del 2000 che hanno operato dai governi precedenti, abbiamo scoperto che abbiamo queste difficoltà. Ma allora, se vogliamo mettere al centro la scuola della ripartenza dell'Italia, la dobbiamo mettere con tutte le forme dovute, certo, investendo capitale e risorse umane e soldi. Con questo ho concluso. Grazie Rossi. Allora, io volevo concludere poi davvero con i due docenti universitari che voglio coinvolgere in quest'ultima riflessione riguardante il lavoro, il loro lavoro in particolare, ma il lavoro in generale. Perché, insomma, forse, professor Vissani, voi della comunità scientifica, come dicevo prima, siete già abituati
a svolgere congressi, a fare un'attività online, ad avere delle reti internazionali su cui condividere e sviluppare progetti di ricerca. Ma per tanti lavoratori lo smart working è stato un cambiamento molto, molto deciso nella loro vita. Ecco, intanto probabilmente ci avranno rimesso gli operatori della mobilità tantissimo in questo periodo, perché si fanno meno congressi in presenza fisica, anzi non si fanno affatto, si va in giro per il mondo soltanto attraverso la rete. Ecco, ma questo è un danno a suo avviso, oppure stiamo risparmiando tantissimo e stiamo abituandoci a una modalità che poi sarà quella definitiva di confrontarci nel mondo del lavoro, di cooperare, di svolgere anche attività non soltanto come le sue scientifiche finanziarie, ma anche attività commerciali? Cioè è un'opportunità che ci sta facendo risparmiare tanto, questa della conoscenza delle piattaforme? Ah, questa è una bellissima domanda, grazie. Guardi, inizio anche io con una breve premessa. Cioè, ho scoperto che qui in Abruzzo già abbiamo più premi letterari che orsi nel Parco Nazionale, perché per esempio sono stato appena coinvolto dal premio di Abateggio, quello sì, premio Maiella. Esattamente, letteratura naturalistica e scientifica. Poi c'è il premio Silone, insomma. C'è il premio Silone, c'è il premio Città Flaiano, Chieri, ovviamente, c'è il premio Flaiano, c'è il premio Città Sant'Angelo, veramente siamo, cioè, gli occontati sono veramente un numero enorme, questo pure è un piccolo motivo d'orgoglio. Però tornando al premio Parco Maiella, quello che ho capito, no, leggendo questi libri che sono in lizza, no, cioè, quindi sono come giurato, li sto leggendo, che effettivamente, diciamo, le tematiche sono molteplici. Per esempio, se pensiamo a quella del clima, no? Che non è una tematica minore, anche se, diciamo, tante volte tendiamo a dimenticarcele, cioè, certo tipo di evoluzioni forse non sono così nefaste. Ecco, diciamo, il fatto di andare e vedere di persona i colleghi dall'altra parte del pianeta è sicuramente una cosa gratificante, però insomma le spese che poi gravano sui contribuenti esistono. Quindi io penso che un po' di attitudine morale, no? Ci potrebbe facilmente portare a valutare con una certa diciamo equanimità i vantaggi e le occasioni che vengono offerte da queste circostanze. Questo non è solo nel mondo diciamo nella scienza. Adesso pensiamo per esempio, che so, anche nella scuola, tante riunioni che vengono insomma portate in un certo modo. Ecco, anzi, forse, ripeto, il tema dell'etica penso che sia un tema assolutamente centrale, e mi permetto di rilanciarlo, perché so che fra poco parlerà una persona molto più autorevole di me su questo, perché voglio ricordare che temi di questo tipo sono anche parte della civiltà a cui insomma ci ispiriamo, no? Che quella antica greca, no? In cui scienza, etica andavano a pari passo. Ecco, io penso che questo, diciamo, è un tema che dovremmo tenere più al centro delle nostre considerazioni. Eccoci, e infatti al professor Fornari rilancio proprio il suo tema, assieme a quello più generale dello smart working, che sta trasformando appunto il mondo del lavoro, ma anche tutte le altre realtà connesse, a partire da quella della mobilità. Ecco, professor Fornari, come sta cambiando anche qui, e quali sono gli effetti di questo cambiamento? Insomma, l'abituarci a lavorare un po' più da casa, a evitare di recarci in un posto per chiudere un affare, per fare un convegno, per svolgere tante attività alle quali eravamo abituati in precedenza, per le quali non avevamo pensato attività così, di svolgere in maniera così smart come siamo stati costretti nell'ultimo anno. Vede, direttore, sicuramente quanto ha evidenziato il mio collega, l'illustre professore di fisica, è molto sensato e sacrosanto. Vorrei però anche fare una riflessione su un altro aspetto, e quindi ampliando un pochino il raggio rispetto alla sua domanda, il raggio di analisi. Ogni strumento, diceva anche il presidente del Corecom Chiavaroli molto, molto acutamente, è una cosa condivisa dalla comunità scientifica,
ogni strumento può essere usato in modo positivo o in modo negativo. Ma questo non ci deve far dimenticare un altro aspetto, che ogni strumento è dotato di una sua logica interna. Io, per esempio, posso usare una pistola per difendermi, posso usare una pistola per offendere, ma la pistola ha una sua logica, è fatta per uccidere. Quello strumento è fatto per uccidere. Quindi non dobbiamo dimenticare che accanto al sensatissimo ragionamento per cui ogni strumento, no, può essere usato in modo adeguato, in modo inadeguato, dobbiamo anche porre l'attenzione sul fatto che ogni strumento ha una propria logica interna. L'esasperazione della connessione continua, l'esasperazione che stiamo vivendo dello stare continuamente connessi, prima solo i nativi digitali, adesso noi tutti, è una conseguenza che sta dentro il mezzo di comunicazione mediatico. Perché vedete, il direttore lo sa bene che vive di comunicazione, anche all'interno del sistema mediatico quello che conta è che il mezzo si riproduca all'infinito, indifferentemente dalla qualità dell'informazione che viene veicolata. Per esempio, una televisione deve fare programmazione 24 ore su 24. Ora certo, ci auspichiamo che questa programmazione avvenga tenendo presente principi qualitativi di realizzazione dei programmi, ma la logica del mezzo è quella di non spegnersi mai. La logica della rete è quella di tenerci tutti estremamente connessi. Quindi il pericolo qual è? Che la comunicazione non sia più finalizzata a togliersi nella cosa che noi vogliamo comunicare, perché il senso profondo della comunicazione umana ha una radice, che la parola si estingue nella cosa e l'uomo attraverso la parola entra in contatto con la realtà. Se la parola mi rinvia ad un'altra parola e così all'infinito, io ottengo una comunicazione che si riproduce infinitamente su dati comunicativi che non mi disvelano più le cose. Quindi un grosso problema dal punto di vista conoscitivo e scientifico di questa proliferazione dell'essere sempre in rete è proprio legato a questo aspetto, cioè che entro in una de-realtà. Voi immaginate quanti secoli gli uomini hanno impiegato per entrare in contatto con la realtà, no? Siamo passati ai dibattiti medievali su quanti angeli potessero stare seduti sulla punta di un ago, siamo passati attraverso la scienza del Rinascimento e poi il metodo di Galilei ad avere un contatto osservativo con la realtà che ci facesse in qualche modo capire quali fossero gli errori ai quali la conoscenza era destinata in passato per la mancanza di una certa strumentazione. Quindi fermo restando che anche oggi la scienza deve confrontarsi sempre col tema dell'errore, altrimenti poi la gente comune non capisce più perché i virologi si scannino in ordine, no, alcune teorie, ad alcune tesi. Quindi fermo restando che la tematica dell'errore va sempre tenuta presente, noi non dobbiamo dimenticare che il mezzo della rete tende a riprodurre se stesso all'infinito e dobbiamo avere noi un senso critico per far sì che la rete veicoli cose di qualità, tenendo presente qual è la sua logica, ma solo sì. Se conosciamo la sua logica possiamo fare qualcosa in questa direzione. Certo. E poi, ecco, che dire, cioè, per rispondere, diciamo così, alla sua domanda, certo, inquiniamo di meno con lo smart working, certo, facciamo riposare, no, una natura destinata al collasso, ecco l'importanza della sfida ambientale che sollevava il mio collega Aquilano. E la sfida ambientale è certamente importante, però ricordiamoci una cosa, che un altro effetto negativo da un punto di vista sociale e sociologico dell'essere sempre connessi è il fatto che la gente si sta abituando a fare le cose senza metterci più l'anima, si cercano le cose attraverso l'uso della via più breve, comodità e immediatezza. Questo è, diciamo così, un po' quello che ha spinto tutti, no, a,
ad essere, no, molto, molto propensi a esaltare il mondo del web, no? Perché voi pensateci, non c'è stato mai nessun momento nella storia evolutiva degli uomini che ha visto un consenso così unanime intorno alla rete. Sì, ci sono elementi di critica, per esempio il nostro amico della Will ha sottolineato, no, gli aspetti negativi della rete, un po' tutti li abbiamo sottolineati. La questione 5G, certo. Sì, certo, la questione 5G, quindi è evidente che ci sono degli aspetti di criticità, ma il consenso è unanime. Questo consenso unanime ci dovrebbe far riflettere, direttore. Grazie, grazie al professor Fornari. E io prima di chiudere, non so se voleva dire una cosetta, sì, proprio, ma un telegramma. Assolutamente, la sintesi, anche prendendo spunto dalle parole del professore Fornari, è un tema di democrazia dell'accesso alla rete e ai servizi, che si traduce in due elementi. Il primo, il discorso sulla rete unica. La privatizzazione del mercato del settore delle telecomunicazioni ha fatto sì che l'abdicazione da parte dello Stato al controllo sui mezzi di comunicazione provocasse ampie fasce, l'esclusione di ampie fasce dalla possibilità di essere raggiunti da connessione. Sì, c'è il servizio universale, l'obbligo di portare comunque connettività, ma il dato di fatto è che nessuno investe su zone disagiate. E questo è un problema di politica pubblica, perché incide poi sull'altro tema, che è quello della macchinizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti privati. Perché quello che succede è che mentre prima si poteva andare a parlare con un funzionario comunale, col liquidatore di una compagnia di assicurazioni, per poter esporre il proprio caso e trovare una soluzione di buonsenso, adesso i rapporti sono sostanzialmente mediati da un'interfaccia. Si fa una richiesta, si ottiene una risposta che non tiene minimamente presente la dimensione umana del rapporto, esatto, che c'è, non è una così. E su questo io chiudo con Chiavaroli. Il Corecom può fare moltissimo anche dal punto di vista del superamento del digital divide in Abruzzo, in una regione anche orograficamente molto complessa come la nostra. Assolutamente sì, siamo tenuti e lo facciamo con convinzione, dobbiamo superare qualsiasi divisione che dipenda da queste infrastrutture. Prima si parlava di investimenti sulla scuola e sulla sanità, naturalmente sì, dobbiamo cominciare a imparare a investire sui diritti, come abbiamo detto, ma sulle infrastrutture, cioè migliori connessioni, raggiungere tutte le località, essere preparati al cambiamento del nuovo digitale terrestre. E su questo credo che l'informazione locale non solo ha il sostegno Corecom, ma credo che insieme a noi possa sviluppare anche politiche di attenzione a livello nazionale. Per chiudere facciamo una carrambata, anche se nessuno di noi somiglia a Raffaella Carrà, perché dicevo inizialmente che tutti un po' siamo stati concentrati sul nostro lavoro da casa in questo periodo da un anno in più sui nostri PC per svolgere le nostre attività. Allora, se la regia ci ridà l'inquadratura generale dei nostri ospiti ancora connessi in trasmissione, vediamo un po' se torniamo su Zoom. Ecco qui, allora, eccola qui la carrambata finale, è che noi abbiamo sostanzialmente per un'ora fatto apparire due dei nostri interlocutori in due dimensioni virtuali diverse, ma in realtà la versione reale è quella di casa loro, perché sono marito e moglie, Felicia Cupelli e Francesco Vissani, che erano nella stessa stanza. Ecco perché a volte il web ci fa apparire una realtà trasformata rispetto a quella reale, ma ormai ci siamo abituati. Grazie ai coniugi che ci hanno salutato in questo modo, grazie al professor Fornari e grazie anche a Paolo Rossi. Grazie agli ospiti studio e arrivederci a venerdì prossimo con i fatti e le opinioni.